Artisti di fama internazionale, eccellenze dell'arte digitale, danza, spettacoli, laboratori, installazioni, concerti, cinema, creatività e nuove tecnologie, esposizioni inedite. Tutto questo sarà presente a Cinematica, 11ª edizione del festival dedicato all'immagine in movimento, presentato in regione. Questo è un evento innanzitutto innovativo che non abbiamo mai ospitato all'interno della Regione Marche, ovviamente questo giunge alla sua 11ª edizione, però non ce ne sono altri di questo genere e quindi ci dà un po' quella che è l'immagine appunto in movimento, quindi con tantissime arti performative passando dalla danza al teatro, ci fa vedere soprattutto come l'arte nel suo movimento può sicuramente essere anche un modo per promuovere la cultura. E tra l'altro saranno due le città interessate, in questo caso sia Ancona che Jesi, con ovviamente i luoghi sicuramente più belli e iconici di queste due città. E quindi questo penso che sia anche un valore aggiunto e che ciò contribuisca ancora di più a offrire, proprio da un punto di vista culturale, per la nostra regione tante novità. Cinematica Festival avrà una preview il 26 e 27 ottobre tra Ancona e Jesi, mentre sarà dal 31 ottobre al 3 novembre ad Ancona. Il tema di questa edizione sarà Morir dal ridere. La Cinematica quest'anno ha questo tema che si chiama Morir dal ridere, quindi sarà un'edizione particolarmente colorata e divertente. Come sapete, Cinematica è un festival che riguarda la relazione immagine-movimento, ma quest'anno sarà declinato appunto con questo tema che è particolarmente, diciamo, popolare. E in effetti anche alcuni degli ospiti sono sicuramente più di presa per il pubblico rispetto ad altri anni, dove facciamo una promozione, una programmazione molto più specifica e per professionisti. Quindi io sono molto felice di avere un'edizione che possa accorpare il pubblico con personaggi appunto come Ricky Tognazzi, Arianna Porcelli Safonov, i Tête de Bois e altri ospiti che sono sicuramente di presa. Molte le iniziative anche per le famiglie e per i bambini. Quindi sono particolarmente felice di essere riuscita comunque anche quest'anno, con tutte le difficoltà sempre del settore culturale, mettere insieme questa programmazione che spero sia vincente per il pubblico.